ciao Nicola, come va? Tutto bene? Ciao, ciao a tutti quanti, le persone che stanno seguendo, ciao, grazie Fausto per l'invito a Audacia a cuore aperto. Goethe diceva che l'audacia ha in sé genio, potere e magia. Quanto sei d'accordo in questa frase? Ah, sono d'accordissimo, su tutto, in tutto e per tutto, guarda. No, no, insomma, tanto coraggio, tanto, tanto. Chi è Nicola Nieddu? Chi è Nicola Nieddu? Chi è Nicola Nieddu? Nicola Antonio Nieddu, due nomi, Nicola so che la cosa Antonio. Può non interessare a molti, ma... No, chi è Nicola Nieddu? Sono una persona che ha 42 anni, tanta passione per il lavoro che fa, faccio giornalista, speaker radiofonico, a proposito di radio, la radio è l'amore della mia vita. Il tuo primo amore? Ho fatto anche televisione, ma la radio sì, assolutamente. Così come la musica, l'amo. Da piccolino all'asilo c'erano i miei amichetti che guardavano, che ne so, i cartoni della Disney, io mi guardavo, cioè stavo con ascoltare sempre musica, sempre. Che lavoro fai? Di cosa ti occupi attualmente? L'abbiamo già detto prima un po'. Sì, sono direttore di Radio Onda Stereo, quindi faccio giornalismo, conduzione radiofonica e poi organizzo anche degli eventi, soprattutto devo dire il Gran Prix Corallo, giunto alla 15ª edizione. Molti non sanno che lavoro c'è dietro nel preparare questo Gran Prix del Corallo. C'è tanto lavoro, si lavora da un anno prima, assolutamente, perché tu pensa che magari stiamo parlando dell'edizione adesso, la prossima, che è quella 2016, però quando parlo con i miei collaboratori pensiamo, ma quest'anno 2016 il progetto è questo, come il filo conduttore della serata, dello spettacolo sarà questo, però perché per i prossimi anni, no? Quindi magari si sta già pensando anche quella del 2017 per esempio, però sì, no, ci sono mesi prima, anche perché è una manifestazione che coinvolge tantissime persone e quindi non solo ad Alghero in Sardegna, ma in tutta Italia, in Spagna, per cui dalla RAI a Sky, alla TV3, la televisione principale della Catalogna che sede a Barcellona, e poi c'è una giuria, no? Il componente della giuria, ci si vede, ci si sente durante tutto l'anno, ognuno con le proprie idee, le proposte, poi ci si vede, che ne so, adesso a fine settembre a Barcellona, poi un appuntamento a metà dicembre a Roma, poi la primavera tra marzo e aprile nuovamente a Roma, ci si incontra tutti quanti insieme per discutere di quello che sarà la prossima edizione del Gran Prix Corallo, e poi contatti con gli artisti, i giornalisti. C'è tanto lavoro, c'è tanto lavoro. Com'è nato questo format, questo evento, come lo vuoi chiamare? Tutto nasce da una mia partecipazione nel 1999 agli Oscar TV su Rai 1, si premiavano, perché c'è ancora questo spettacolo, allora all'Ariston di Sanremo, il meglio della televisione italiana, quindi dalla Rai, Mediaset, Sky, eccetera. Poi da lì mi è venuto in mente, perché non organizzare un premio anche in Sardegna, d'estate, in quel posto. È nato le prime edizioni come il meglio dello sport isolano, a Santa Maria la Palma, la piazza, che si chiama Piazza Olbia, giusto? Piazza Santa Olbia, Maria sì. La Palma, con la Palma, l'associazione sportiva del posto, che rappresenta proprio, rappresentava la borgata, con amabile Simbula sempre al mio fianco, Costantino Marcias. E poi insomma le prime quattro edizioni abbiamo parlato tanti personaggi in quella piccola piazza, anzi, che è anche grande, devo dire. Ricordo Franco Califano, giusto? Sì, Franco Califano, poi tanti sportivi sardi, giocatori del Cagliari, c'era che sono Festa, che arrivava dall'esperienza in Inghilterra col Middlesbrough ed era rientrato a Cagliari, e poi giornalisti, Porrà, che era passato da Videolina a Telepiù, che poi è diventata Sky, insomma tanti personaggi. A proposito di Sky, quest'anno Alghero ha avuto un evento importante, è stato presentato il palinsesto di Sky Sport. Palinsesto di Sky. È una tua iniziativa, sei stato, diciamo, tu il fautore.
diciamo, co-organizzatore in loco, sì, con Sky diciamo c'è un rapporto di collaborazione che va avanti da diversi anni. Devo ringraziare una persona per questo, devo ringraziare Toto Torri, che è la persona che ho conosciuto nel 1999 a Sanremo. Ricordo sempre quegli incontri speciali, incontri particolari che poi ti cambiano anche la vita, no? E tutto nasce da lì, l'incontro con Toto Torri, che è un amico, insomma, un giornalista di vecchia data, romano, insomma, è stato ufficio stampa di grandi, di grandi artisti, ma lui ha fatto da Renato Zero, amico intimo di Alberto Sordi, insomma, una persona straordinaria. Grazie a lui, insomma, sono entrato in questo mondo, ho conosciuto quindi Sky, e grazie a Toto. E con Sky quest'anno, dicevamo, insomma, ha scelto Alghero dopo diversi anni di collaborazione con il Gran Prix Corallo. Sky mi ha contattato e ha detto: vorremmo presentare il palinsesto di Sky Sport ad Alghero, con la novità Alessandro Del Piero nella squadra di Sky. E infatti era presente Del Piero e tanti campioni dello sport che fanno parte della squadra di Sky, e quindi sono stati presentati qua. Nicola, pensi di essere una bella persona? Oh, non lo so. Bello, non lo so. Non si è mai... Bello non credo, ma insomma, comunque. Ma, posso dire di essere me stesso, ecco, quello sì. Che persona è il tuo miglior amico? Ah, mio miglior amico... delle persone sono i miei migliori amici. Non ne ho solo uno. Sono quelle persone che sono sempre disponibili ad ascoltare, non guardano l'orario, non guardano il giorno, no, l'amico è così, è sempre disponibile a qualsiasi cosa, nel bene e nel male. Insomma. Il tuo sogno da bambino? Il mio sogno da bambino? Più di uno? No, il sogno da bambino. È quello che sto facendo adesso, mi è sempre piaciuto il mondo dello spettacolo, del giornalismo, anzi del giornalismo no, il giornalismo è arrivato quasi per caso, però insomma il mondo della musica, della radio sempre. Poi se tu mi chiedi da bambino, ti chiedo che lavoro vorresti fare da grande, allora, siccome io sono nato e sempre vissuto in campagna, mi è sempre piaciuto, sempre piaciuti gli animali, quindi da piccolino, da bambino, dicevo che lavoro vorresti fare da grande, dicevo il veterinario. Perché mi piaceva stare e mi piace stare con gli animali. Non l'astronauta, perché così tutti dicevano l'astronauta. No, l'astronauta no. Cosa ami fare più di ogni altra cosa? Cosa mi piace? Mi piace il lavoro, perché a volte uno dice lavora, fa il lavoro... perché è obbligato a lavorare, insomma, per avere lo stipendio a fine mese. Invece io fai quello che lavoro, ti piace. Sì. Segui la tua passione. Dico sempre che la mia fortuna è che faccio un lavoro che a me piace. Infatti non guardo l'orario, il giorno, tutti i giorni, io lavoro 7 giorni su 7. Com'è nata questa passione? C'è stato un momento nella tua vita in cui si è manifestata all'improvviso, oppure una passione è venuta fuori piano piano, insomma è stata costruita da degli eventi nel tempo? Sin da piccolino, forse lo raccontavo a telecamere spente, all'asilo quando tutti gli altri bambini guardavano i cartoni della Disney, io stavo sempre con la radio accesa, allora c'era il giradischi portatile, Penny, stavo con i 45 giri, sempre, stavo con questi 45 giri, perché poi avevo, diciamo, all'asilo c'erano 5-6 45 giri, non è che ci fossero chissà quanti dischi. Uno di questi, una curiosità che ti posso raccontare, che poi era di Alan Sorrenti, stavo sempre con questo disco di Alan Sorrenti, poi c'era anche quel sigla dei cartoni animati, poi uno della lettera, a distanza di anni, poi sono anche diventato amico di Alan Sorrenti, siamo conosciuti, è venuto qua con la famiglia, la moglie, i figli, insomma, siamo anche diventati amici. Insomma. Quanto spesso ridi, Nicola? Io,
Guarda, c'è una cosa che non mi manca, a parte i chili di troppo e il sorriso. Ma nella vita bisogna sempre sorridere, poi io cerco sempre il lato positivo dalle cose. Quindi. Chi è il tuo peggior nemico? Insomma, non so, non credo di avere dei nemici, forse la pigrizia, in certi casi sono un po' pigro, vedi quando se devo parlare dei chili di troppo, se vai in palestra, pure prima ho fatto, facevo anche palestra, facevo pallacanestro, arbitro di basket, eccetera, però poi smesso, mi sono seduto nella poltrona, ho preso anche la forma quasi della poltrona, sono ingrassato abbastanza, la pigrizia può essere... Pensi di essere una persona forte? Penso di essere una persona forte. Caratterialmente. Parte fisicamente, dico. Sì, 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 sono robusta e sana costituzione, certo. Ma sì. No. Credo che ognuno di noi abbia le proprie debolezze. Qual è la cosa più importante che hai fatto finora? La cosa più Quella importante. Che sta in cima alla lista di tante cose importanti sicuramente che avrai fatto. Quella più importante in assoluto. La cosa... Beh, non è una frase fatta, ma è avere una bella famiglia, avere dei bei genitori. Ti hanno sostenuto in questa tua scelta di, tanto. Di intraprendere questa carriera? Non mi hanno mai ostacolato, mai, né mio padre né mia madre, mai, assolutamente. No. Mi hanno sostenuto, anche criticato, non, per carità, però diciamo una fortuna, sì, avere due genitori fantastici. La cosa più stupida che hai fatto nella tua vita? Più stupida? Se ce n'è stata una. Oh, di che chiedere? Non so, qualcosa l'avrò anche fatta. Adesso così non mi viene in mente niente. Qualcosa di stupido l'avrò anche fatto. Ne faccio tante in diretta in radio, ne racconto, diciamo, di cose stupide. Fatte anche da altre, però magari... Diciamo, magari le racconto, ecco. Però qualcosa di stupido l'avrò anche fatto, però non so. Nicola, a livello, diciamo così, lavorativo, la cosa più emozionante, quella che proprio ti ha, diciamo così, graffiato, qual è stata? La cosa più emozionante? Quella che hai vissuto in un modo davvero intenso. Particolare. Beh, ci sono stati diversi momenti, se mi chiedi dal punto di vista del lavorativo, per esempio... quando nel 99 per la prima volta sono andato all'Ariston di Sanremo, che vedevo sempre in televisione, non vedi, come cantante, non come cantante, no, come, cioè, degli Oscar della televisione, però è lo stesso palcoscenico del festival, quindi sai, sempre visto in televisione nel salotto di casa l'Ariston di Sanremo, però poi essere là, insomma, è già diverso, quindi quello è stato un impatto abbastanza emotivo forte per me, pensiamo, per uno che segue queste cose, che fa questo lavoro. E poi l'altro più recente, lo scorso mese di marzo, sono stato invitato dalle Carmelitane Scalze a Milano per presentare una serata dedicata ai 500 anni di Santa Teresa, dalla nascita di Santa Teresa d'Avila e Giuni Russo. E c'era la cantante Dulce Pontes, la cantante di fado portoghese Dulce Pontes, famosissima cantante, e diciamo sono stato chiamato per presentare Dulce Pontes davanti a una platea immensa lì a Milano, una chiesa stracolma. Come ti sei sentito in quel momento? Quando dovevo entrare in scena, Nicola, tocca a te, poi entri in questo monastero dove sono le Carmelitane Scalze, persone straordinarie, ringrazio Maria Antonietta per questa esperienza. Un'emozione, delle belle persone. Entri là, poi Nicola, tocca a te in scena, perché stavamo finendo di cantare i musicisti e quindi dovevo entrare, perché poi il personaggio più atteso era proprio questa cantante straordinaria che è Dulce Pontes, quindi dovevo entrare verso questa platea di personaggi, insomma, persone che importanti, e quindi entrare lì, quindi tutti gli occhi puntati, ho parlato per pochissimi secondi, poco tempo, però è stato un momento molto intenso. C'è stata una difficoltà particolare che hai affrontato nella tua vita? Difficoltà diverse.
Ma tuttora, perché non è facile dal punto di vista del lavoro, rapporti anche con altre persone. Le difficoltà ce ne sono tante, soprattutto se non sei figlio d'arte e non sei figlio di Paperone dei Paperoni. Un tuo collega audace dice: se non sei dentro il cerchio magico. Non sei? Dentro il cerchio magico. Se non sono dentro il cerchio magico. Si dice in tutti i settori ci sono i cerchi magici, no? Se non sei un raccomandato, se non sei... No, guarda, sto qua, no. No, ci siamo mettendo più terra a terra, no, non credo proprio. Ami te stesso? Sì, però guardandomi allo specchio dico, devo migliorare su questo versante, questo, quest'altro, però poi tornando al discorso di prima, essendo un pochino pigro, poi non riesco, io do il massimo... per, non tanto per me stesso, per gli altri anche, no? Quindi se vedo una persona in difficoltà, la verità, cerco di aiutarla, magari mi tolgo io qualcosa dalla tasca, rinuncio io a qualcosa per vedere l'altra persona felice. Io sono così, sono felice se vedo l'altra persona. Ho capito, sì. Comprendo bene quello che dici, perché alla fine sono un po' così anch'io. Cos'è che ti fa piangere di gioia? Mi fa piangere di gioia. Io non sono uno che piange tanto, mi tengo molto, sono uno che si tiene molto le cose dentro sé, non sono uno che... Però io sono molto legato alla mia famiglia, i miei nipotini, eccetera, quindi mi fa piangere di gioia quando vedo una persona che magari ha delle difficoltà, che riesce a... A superarle, forse perché anch'io da piccolino, insomma, non essendo nato in una famiglia ricca, insomma, per arrivare alla fine del mese con qualche difficoltà. Quando è stata l'ultima volta che hai pianto? L'ultima volta che ho pianto? Poco tempo fa. Dipende in che senso, purtroppo è l'ultima volta, sì, purtroppo per la scomparsa di un parente strettissimo, di un cugino. Che cosa temi di più nella vita? La cattiveria delle persone, la cattiveria, l'invidia delle persone. Non riesco a comprendere alcuni meccanismi, cioè... Perché forse non so perché ci si vuole male nella vita, i soldi sono l'oppio, qualcuno dice la religione, ed è anche vero, però i soldi sono l'oppio dei popoli, per i soldi la gente, le guerre nascono per quello, sono... Certo. Qual è la tua parola, se esiste, preferita? La mia parola. Una parola. Sorriso. Bisogna sorridere. Secondo te, qual è la cosa migliore che ti potrebbe capitare ora? La cosa migliore? Ah, dai, se sono... A parte questa intervista. Materialista, a parte questa intervista. Devo essere materialista? Non lo so, la cosa che secondo te è la cosa più bella che ti possa capitare adesso? Innamorarmi, però qualcuno che sta ascoltando in testa direbbe vabbè, innamorarsi, vabbè, a fare 6 al Super Enalotto. Giochi al Super Enalotto, sì, almeno. Sì, no? Sì, ogni tanto sì. Non sono perché tipo... molti dicono vorrei vincere e poi alla fine scopri che non gioca. No, la verità, non mi piacciono le macchinette, quelle che sono nei bar, quelle non ho neanche mai giocato, non mi piacciono. Però io devo dire, se devo giocare, devo vincere, punto in alto, quindi ho la Lotteria Italia su 5 milioni di euro, oppure un bel 6 al Super Enalotto, non sarebbe male, no? Che siamo materialisti, perfetti. Come ti vedi tra 5 anni? Tra 5 anni, vedi qua c'è anche un po' di barba bianca, tra 5 anni un po' di più. Spero con un po' di chili in meno.
Professionalmente? Professionalmente spero veramente di... quello che mi auguro di... ma come tutti, insomma, di fare un bel balzo in avanti. Quindi, la chiamata a livello nazionale uno lo aspetta sempre. Tu hai fatto tante cose per questa città. Da una scala da 1 a 10, quanto hai dato tu a questa città? In termini di visibilità, in termini di lavoro, in termini di impegno? Dal punto di vista lavorativo, sì, ecco, dal punto di vista della visibilità. Non so, io, guarda, quello che faccio lo faccio sempre col cuore, non sto a fare una scala di valori. Pensi di aver dato, ritieni però, di aver dato tanto? No. Secondo me sì, secondo il mio parere sì. Perché io non so, ho dato quello che, che forse posso dare molto di più, però diciamo che sicuramente sono... fare una scala da 1 a 10, non so cosa posso dire, insomma, devo dire che però, insomma, soprattutto col Gran Prix Corallo, diciamo, un po' di visibilità ho contribuito, anche perché non è anche con l'ultimo evento Sky, insomma, evento Sky, beh, c'è visibilità mediatica, ce n'è tanta, eh. E la città quanto ti ha restituito secondo te? Ma la verità, tornando al discorso di prima, a parte gli invidiosi e quello, ma è quello, insomma, non mi fanno né caldo né freddo, per cui non li tengo neanche in considerazione, però no, la città risponde sempre con tanto affetto e devo dire che il Gran Prix Corallo, devo ringraziare una persona, Costantino Marcias, l'S di Valverde, col quale si organizza questo evento che è davvero importante, e Costantino fa parte di questa... È un audace anche lui? Costantino Marcias è molto audace, molto, molto, molto. Poi è affiancato da una moglie straordinaria come Rita, delle figlie come Silvia e Valentina. Anche quella è una bella famiglia, bella, 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 bella. Costantino è un audace. Davvero si è affezionato, a parte che ha fatto un rapporto di amicizia bellissimo tra di noi, ma poi si è affezionato a questa manifestazione. Lui e tutta la sua famiglia, collaboriamo, delle idee, ci vediamo spesso, ne parliamo anche ieri, ci siamo visti parlando, la verità, no? Una persona straordinaria, e con la sua azienda, la Valverde, ha investito su questo ci ha creduto e poi è nata una passione, e poi nascono delle amicizie, no? Grazie a questo, certo, questo spettacolo, questo evento, insomma. Hai qualche rimpianto, Nicola? Rimpianto? Non lo so. Rimpianti no, devo dire la verità. Qual è la prima cosa che pensi quando ti svegli al mattino? La primissima, io quando mi alzo, a parte prepararmi come fanno tutti quanti, insomma, mi auguro a casa, eccetera, uscire, fare colazione. Io sai che ogni mattina con mia madre, con mio padre sta a casa a curare gli animali in campagna, eccetera, però io sono sempre con mia madre, faccio sempre colazione con mia mamma, sempre. Bello. Ogni mattina, l'appuntamento fisso con mia madre, facciamo colazione insieme, se è vero. Cosa pensi di solito prima di addormentarti? Allora, io ho fatto televisione, faccio radio, eccetera, prima che addormentarmi, sai che cos'è? Prendo un libro. Io ho questa passione che ho ereditato da mio padre, la verità. Abbiamo una migliaia di libri a casa, di tutti i generi, storici, anche libri leggeri, non è che leggo cose libri impegnati, anche libri impegnati, però libri anche leggeri. Soprattutto mi piace che uno si va addormentare, portando al discorso di prima, cosa non deve mancare? Il sorriso. E quindi io adesso... Farà sorridere questa cosa, però uno si addormenta, deve, dopo tutti i pensieri della giornata che hai lavorato, magari ti sei anche incavolato, cioè, quindi per rilassarti, eccetera. Io in questi giorni sto rileggendo un libro di Luciana Littizzetto per chiudere con... sì, è una cosa leggera, per carità, niente di impegnativo, però attenzione, scrive la Littizzetto, è bravissima, è vero che sono delle cose che fanno sorridere, possono sembrare, sono delle cose leggere, però fanno anche riflettere, attenzione, se lette con un certo sotto una certa prospettiva. Quando hai preso la decisione più importante della tua vita, cosa hai seguito di più, la ragione oppure il cuore?
ma io ho sempre seguito la ragione, anche il, cioè il cuore, però la ragione devi seguirla sempre, perché il cuore a volte ti può dire delle cose che con la ragione non hanno niente a che fare, però perché ho seguito a volte delle cose col, solo col cuore, però quando ti accorgi che se avessi seguito con la ragione, forse. Qual è il punto più alto in cui sei stato? Il punto fisico? Un palazzo, una montagna particolare? Ah, è proprio in su, in alto. Il punto più vicino al cielo che sei stato? Non lo so, in montagna in Trentino Alto Adige, dove vorrei tornare. Ho anche degli amici, ho anche uno dei miei collaboratori che è un DJ, Oliver Maier Olli, che vive a Mezzo Lombardo, provincia di Trento, e ho sempre detto devo venire qua in montagna, mi piace, amo la montagna, forse perché sono nato e vivo in un luogo di mare che è bellissimo come Alghero, però la montagna mi affascina, non so perché, però sono stato sulle Alpi, se proprio fisicamente, ma di passaggio qualche anno fa, insomma, non è che ci ho vissuto. Se avessi la possibilità di cambiare una cosa nella tua vita, proprio ora, in questo momento, cosa cambieresti? Devo dimagrire. Perché cosa fisica? Una bacchetta magica, toglietemi i piatti. Che poi quando mangio, la verità, mangio sempre così, mangio normale, che pigro, quindi almeno 25 kg, dai. Dovresti fare un po' di attività fisica. Sì, ma una bella camminata la mattina. Dalle nostre parti, qua, usando un termine che nel vocabolario dei guetani non esiste, si dice mandrone, però è un po' pigro. Per cosa sei orgoglioso di te stesso? Orgoglioso di me stesso? Sono orgoglioso della... che quando mi metto in testa un obiettivo cerco di raggiungerlo a tutti i costi. Riassumi la tua vita in una frase. La mia vita in una frase? Non so. Sono nato con un sorriso e la sto vivendo. Sono nato sorridendo e la sto vivendo sorridendo. Nonostante insomma le difficoltà che la vita poi comporta, gli alti e bassi che ci sono nella vita di tutti, altrimenti sarebbe monotona questa vita. Pensa se marito e moglie non litigassero tra loro, che noia, come diceva la grande Sandra Mondaini a Vianello, che barba, che noia, che noia, barba, che barba. abbiamo ricordato due grandi della televisione italiana. Che cos'è che ti dà più fastidio nella vita? La falsità della gente. Quando ti dicono, allora, una persona alla vita giustamente può fare quello che vuole, nel senso che ovviamente rispettando gli altri, e quando mancano proprio di rispetto, parli con una persona, a me basta, sai, basta una stretta di mano e non ho bisogno di fare, forse per me non esisterebbero i contratti, io sono una persona di parole, sfido chiunque che possa dire che Nicola Nieddu non è una persona di parola, io sono una persona di parola, guarda, a me basta la parola, no, assolutamente. Poi le difficoltà possono capitare, gli imprevisti, ci mancherebbe altro, siamo qua anche per risolvere, però. Hai dei segreti, Nicola? Dei segreti? Sì, però appunto perché sono segreti non te li dico. Sei una persona felice? Sì. Credi in Dio? Sì. Qual è la prima domanda che faresti a Dio? Perché esistono tante persone cattive? Perché esiste la guerra? Cosa ti risponderebbe secondo te? Non lo so, potrebbe rispondere che la guerra esiste perché esistiamo noi esseri umani. Qual è lo scopo della tua vita, il fine ultimo? Sai che ci ho anche pensato, anche se insomma non è che ho un'età che uno debba alzare, però no, ci ho pensato, ho detto che bello, a me mi piace quando c'è la felicità, perché parlo sempre della famiglia, qua mi piacerebbe,
che quando domani non ci sarò più, lasciare tutte le persone piccate quando sarà, insomma, che vivano felici. In pace e serenità. In pace. Lo so, sembra una cosa monotona, però no. Sei diventato sindaco di questa città. La prima cosa che faresti? La tua prima decisione, la tua prima delibera, il tuo primo provvedimento? Assoluto. Se io fossi un sindaco di questa, di qualsiasi città, insomma. No, di questa città. Di questa? A Alghero? Sì. Alghero, se fossi sindaco. Sì. Allora. La primissima cosa. Non so. Posto che bisogna vedere, insomma, le casse comunali come sono, perché come le trovo, insomma, però, perché se uno le trova vuote può avere mille idee. Diciamo una cosa non legata alla disponibilità o meno del denaro, della disponibilità del denaro. Allora, curerei quello che già abbiamo, che c'è, ho sentito di gente che, ma bisogna realizzare questo, curiamo quello che abbiamo. Quindi valorizziamo e curiamo, valorizziamo curando però quello che già abbiamo. Abbiamo un bellissimo centro storico, abbiamo delle bellissime coste, delle bellissime spiagge, c'è gente comunque che stanno lavorando anche bene, la verità, si può fare un certo di più, però curare e valorizzare di più tutti, non tutti insieme, perché la collaborazione dei cittadini, tutti quanti, perché per esempio la gente si lamenta, ma la città è sporca. Ho capito, ma qualcuno la sporcherà. Qualcuno la sporcherà pure questa città, scusate. Che io per esempio quando ho la carta del chewing gum la metto in tasca, il primo cestino la butto. C'è gente che io abito in campagna, c'è la stradina Maria Pia che porta da dove abito io alla spiaggia, d'estate soprattutto, ci sono buste di spazzatura, bottiglie di plastica così, mamme che tolgono il pannolino al bambino e lo buttano per strada. Che educazione dai ai tuoi figli? Ma che genitore sei? Ma chi sei? Che essere umano sei? E poi ti lamenti, sei primo che ti lamenti che la città è sporca. E con mio padre, soprattutto mio padre a dir la verità, prende la busta, la spazzatura, si fa quel pezzo di strada, quei 500 metri di strada che c'è da casa alla spiaggia, perché è l'ingresso di casa, e spesso e volentieri d'estate raccoglie la spazzatura degli altri e la butta al cassonetto. Questo è anche collaborare, perché la sporca siamo noi, non c'è nessun altro che va in giro a fare a sporcare, non è che gli animali non sporcano, al massimo concimano. Io con le domande ho finito, se vuoi aggiungere qualcosa che tu ritieni possa essere... Non so, intanto ringrazio te, poi ringrazio anche il padrone di casa del Caffè Latino. Sì, siamo nella bellissima cornice del Caffè Latino. Anche sui loro bastioni. Famiglia di audaci. Certamente. Sicuramente. È venuto il signore prima, il papà di Enrico. Sì, Giovanni. Sì. Giovanni è una persona davvero audace. Per certe cose, arrivare a certi livelli devi essere proprio audace, devi essere. Perché tu puoi avere le conoscenze. Quanta gente ha conoscenze politiche? Molta gente ha conoscenze politiche, però ci sono quelli che riescono a farlo. Perché hanno l'audacia e hanno le capacità per farlo. Perché guarda che avere le conoscenze non è sufficiente. Do l'appuntamento in radio e poi al prossimo Gran Prix Corallo. In radio tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, la mattina, faccio un programma bilingue con Michele Serra, amico Michele Serra, dove io conduco in italiano e lui conduce in catalano di Alghero. Poi un'altra cosa che poi ho un programma Onda Show, che è prodotto da me, e co-conduco con Gabriele Giotta, che è il mio braccio destro, il mio braccio destro, e con Gabriele conduciamo questo programma Onda Show, che va in onda su quasi 40 radio in tutta Italia, qui dal Trentino Alto Adige alla Sicilia, e poi anche gli italiani all'estero. L'ho scritto l'altro giorno su Facebook, un post che mi sono arrivati dei messaggi, dei complimenti di persone che ci seguono e che seguono il mio programma a Melbourne in Australia, e poi anche a New York, ed è bellissima questa cosa, ma un po' che la verità, la potenza di internet, della radio, no? Perché poi senti complimenti che arrivano da New York piuttosto che dallo stato della Virginia, che è un altro luogo dove va in onda la mia trasmissione, e poi la stessa mia trasmissione va in onda in Australia, a Melbourne, bellissima. E poi insomma
porta a conoscere tante persone, tante realtà.